Grazie Presidente. Notiamo la continua e l'ulteriore assenza del Ministro Alfano e questo ovviamente non gli rende onore. Presidente, 5 anni fa la Lega e i ministri Maroni e Bossi introducevano il reato di immigrazione clandestina, con lo scopo non di mandare gli stranieri in galera, che sarebbe stato solo un costo ulteriore per gli italiani, ma per procedere alle espulsioni immediate, come avviene in altri paesi civili e democratici dove il reato già esiste e già esisteva: la Germania, la Francia, l'Inghilterra, la Svizzera, l'Olanda, l'Australia e tanti altri paesi. Addirittura la Corte Costituzionale, i giudici della Corte Costituzionale che in questi anni hanno smantellato tutte le politiche di sicurezza dei governi di centrodestra, hanno smantellato la legge Bossi-Fini, hanno smantellato il pacchetto sicurezza del ministro Maroni, anche la Corte Costituzionale ha dovuto ammettere e riconoscere la legittimità giuridica del reato di immigrazione clandestina. Ebbene, dopo 5 anni, se ci avessero detto che il reato di immigrazione sarebbe stato cancellato da un governo che nessuno ha eletto e che nessuno ha voluto, frutto di un'operazione di palazzo, con un ministro dell'interno di destra che 5 anni prima, come ministro della giustizia, aveva voluto, votato e approvato il reato di immigrazione clandestina, beh, immagino che nessuno a 5 anni di distanza ci avrebbe creduto e avrebbe pensato a uno strano e bizzarro scherzo del destino. Accade oggi che con un solo colpo vi votate e vi portate a casa il quarto indulto mascherato in 12 mesi e cancellate l'unico reato che è un deterrente, un baluardo a una immigrazione incontrollata che rischia di essere una bomba sociale di dimensioni devastanti. Abolite il reato di clandestinità in una condizione di semiclandestinità, nascondendovi nel palazzo. Avete timore che i cittadini lo sappiano. Abolite nel silenzio più totale dei media e dell'opinione pubblica. Non si deve sapere, il popolo non deve sapere. Meno sa e meglio è, ma ci pensiamo noi della Lega a dire chi sta abolendo il reato di immigrazione. Il Partito Democratico di Renzi, Forza Italia, Beppe Grillo, Angelino Alfano, il nuovo centrodestra, SEL, Scelta Civica, i Popolari per l'Italia, ovvero tutti i partiti presenti in questo Parlamento, tranne uno, tranne la Lega Nord. Sì, solo la Lega Nord ha voluto il mantenimento del reato, dell'unico strumento serio per impedire un'invasione di massa. I ministri, tra cui in modo particolare il ministro Alfano e il presidente del Consiglio, non hanno trovato neppure il coraggio di venire qua in Parlamento e di metterci la faccia. Renzi scappa a Londra, il ministro Orlando è volato a Strasburgo e nessuno sa più dov'è, a prendere ordini dalla Merkel e dall'Europa, e il ministro Alfano, boh, non è assolutamente pervenuto. Vi vergognate di venire in Parlamento, ma dovrete poi comunque un giorno spiegarlo a 60 milioni di italiani che esponete il paese e gli italiani al rischio di un'invasione incontrollata. Beata la Svizzera, sì, beato il territorio svizzero, lì il popolo vota. In Svizzera, dove c'è la democrazia vera, dove c'è una democrazia reale, i cittadini con un referendum hanno detto no all'immigrazione di massa. Hanno detto sì a un'immigrazione controllata, hanno detto sì ai contingenti. In Svizzera si scelgono l'immigrazione che serve al loro paese, un'immigrazione qualificata e di qualità. In Italia invece raccogliamo di tutto, andiamo a raccoglierli in mare con i nostri militari che fanno i camerieri agli immigrati. Dal 1 gennaio 2013 sono 55.000 i clandestini e non parliamo di migranti o di profughi, sono immigrati clandestini che ci siamo portati a casa. Peggio, in Italia utilizzate, evocate, come avete fatto ieri, i morti nel Mediterraneo, i morti di Lampedusa, come un misero feticcio in chiave antileghista. Siete patetici, patetici siete.
accogliete immigrati e clandestini, li alloggiate negli alberghi di lusso a 5 stelle con piscina e centro benessere, gli pagate le ricariche del telefono, gli date 30 euro al giorno per vitto alloggio e lasciate gli italiani, i nostri anziani, i nostri disoccupati, i nostri imprenditori a morire di fame sotto i ponti senza lavoro e senza dignità. Vi dovete vergognare. Date 45 euro al giorno ai clandestini. Pensate di dare la paghetta, la mancia, l'obolo di 20 euro al giorno di risarcimento ai criminali e delinquenti in carcere. Date i contributi alle aziende per assumere criminali, detenuti e ex detenuti e non trovate le risorse per le forze di polizia. Per voi merita più un clandestino irregolare pronto a delinquere che un agente di polizia o un carabiniere. Garantite più dignità e rispetto all'irregolare che al poliziotto che ogni giorno rischia la vita per la sicurezza dei cittadini. Tutelate maggiormente un criminale che la vittima di un reato. Date sconti e benefici ai delinquenti e lo Stato cosa fa? Abbandona un imprenditore bergamasco che ha l'unica colpa di aver difeso la propria famiglia da una banda di albanesi che gli sono entrati in casa. Maroni ha garantito la sicurezza. Voi la state smantellando, rivogliamo un ministro dell'interno che si occupa e crea sicurezza, non che sfascia la sicurezza e crea insicurezza e illegalità solo per appagare una pelosa e falsa solidarietà buonista e perbenista. Vogliamo un ministro che respinge i clandestini, che attui i pattugliamenti delle coste, che impedisce che i barconi della morte partano dalle coste africane, che rimpatria e espelle, non un ministro che accoglie tutti, alimentando poi le sacche della delinquenza e il costo sociale di tutto questo viene messo a carico dei cittadini italiani. Con 3,5 milioni di disoccupati, con 6 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà, pensare che l'immigrazione sia una risorsa, un valore non negoziabile, una ricchezza per il Paese è una follia, è una sciocchezza. Affermare come ha fatto il ministro Boldrini, ci fa piacere che non è nemmeno venuto oggi in aula, che non si può offrire servizi di lusso ai turisti e trattare male i migranti è una fesseria titanica, cara Presidente Boldrini, è una fesseria! Aprire le porte delle galere, aprite le porte delle galere ai delinquenti, aprite le porte del paese ai clandestini e il prossimo gesto sarà quello di aprire le urne con il diritto di voto agli immigrati. Ma noi della Lega ve lo impediremo, colleghi. Vi impediremo di dare il diritto di voto agli immigrati. Colleghi, abbandonate i banchi del governo, abbandonate i banchi del governo. Buonanno e Fedriga, vi richiamo formalmente. Colleghi, vi richiamo formalmente per la seconda volta. Collega Fedriga, abbandoni i banchi del governo. Collega Fedriga, lei è espulso. Allontanate dall'aula il deputato Fedriga, forza. Deputato Fedriga, lei è allontanato dall'aula. Collega Fedriga, chiedo ai questori di intervenire. Chiedo ai questori di intervenire. Colleghi, colleghi, collega, deve essere allontanato dall'aula. Collega Fedriga, si allontani dall'aula, forza. Dove sono i questori? Sospendo la seduta per 5 minuti. La seduta è ripresa. Allora, deputato Molteni, lei intende concludere il suo discorso? Le resta 1 minuto e 43 secondi. Fin troppi, Presidente. Prego. Capisce bene che noi ieri abbiamo per tutta la giornata invocato in modo civile, democratico, magari insistente, la presenza del Ministro
Alfano. Credo che la presenza di Alfano sarebbe stata una ricchezza e un'opportunità per tutto il Parlamento per arricchire questo dibattito, che è stato anzi un monologo da parte della Lega, e l'ennesima reiterata richiesta rispetto alla quale per l'ennesima volta ci siamo sentiti opporre l'assenza del Ministro, signor Presidente, non può che aver determinato da parte della Lega una reazione legittima e doverosa rispetto a un Ministro che non ha avuto nemmeno il coraggio di venire in aula a interloquire col Parlamento. State abolendo il reato di immigrazione clandestina senza un minimo di dibattito, senza un minimo di confronto col Governo. Ci sarebbe piaciuto capire perché Alfano 5 anni fa vota il reato di immigrazione clandestina e oggi invece lo abolisce. È la democrazia quella di chiedere la presenza colleghi. Del Ministro. Zitta! Quella di chiedere è democrazia. Colleghi, è democrazia, andiamo avanti col Presidente. Discorso. Vi prego di far concludere il collega Molteni. Ringraziamo il collega Fedriga, anzi alias Alfano, per aver dato la dimostrazione che in quei posti qualcuno si può sedere e può rappresentare il governo magari più dignitosamente di chi lo rappresenta oggi. Presidente, vado a concludere. Ieri avete bocciato tutti gli emendamenti della Lega. Ieri ci avete deriso, ci avete dato dei razzisti. Bene, siamo orgogliosi della battaglia che abbiamo fatto, soli contro tutti. La battaglia l'abbiamo fatta ieri in Parlamento, adesso vorrà dire che la battaglia per ripristinare il reato di immigrazione clandestina la faremo nelle piazze. Daremo voce al popolo. È esaurito il tempo. Sarà il popolo, concludo Presidente, sarà il popolo quello che voi non ascoltate più. Saranno i cittadini del nostro paese che riporteranno in vigore il reato di clandestinità. Deve concludere, collega. E sarà il popolo che vi farà capire che un individuo è veramente libero solo quando è veramente sicuro. Grazie, Presidente.